Ciao a tutti amici di eximardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Oggi andremo ad analizzare velocemente la Logitech G213 Prodigy, una tastiera da gaming di tipo a membrana con retroilluminazione RGB, come possiamo già notare dall'immagine ostativa presente sulla confezione, confezione classica e in tema Logitech serie gaming. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa della tastiera e le principali caratteristiche della tastiera stessa. Passando al contenuto della confezione, troveremo all'interno classica manualistica e infine soltanto la Logitech G213 Prodigy. La linea Prodigy di Logitech possiamo dire che è la linea entry level base della serie gaming di Logitech. Il modello in particolare G213 è una tastiera da gaming a membrana con retroilluminazione di tipo RGB, con layout di digitazione inglese con il classico tasto invio a L rovesciato, quindi possiamo dire farà felici molti videogiocatori e scrittori italiani. È una tastiera davvero semplice per funzionalità e per caratteristiche. Si caratterizza per un design davvero minimale e classico, grazie a una colorazione prettamente di colore nero. È dotata di un poggiapolsi integrato con una finitura rugosa. Quindi garantirà, come dire, un appoggio saldo per i nostri polsi durante la digitazione di testi eventualmente in game. È una tastiera full layout, come possiamo notare, dotata anche di tastierino numerico. Si caratterizza di un set di tasti multimediali dedicati che sono presenti nella parte superiore destra. A seguire, verso sinistra, troviamo il tasto per attivare e disattivare l'illuminazione, il tasto Gaming Mode per attivare e disattivare, il tasto Windows e quindi evitare, magari ai principianti, di ritornare sul desktop. Un set di LED che ci indicheranno lo stato quando attiveremo il Caps Lock, il NAM Lock, lo Scroll Lock o eventualmente anche la Gaming Mode che sarebbe questo LED qui. Nel lato opposto troviamo il logo della serie gaming di Logitech e come possiamo vedere è davvero semplice per quanto riguarda l'aspetto della tastiera stessa. Spostandoci nel retro della stessa possiamo osservare un design con una superficie striata, un set di tre strisce gommate che sostituiranno, diciamo, i classici piedini agli estremi inferiori. Nella parte superiore troviamo due piedini di forma quadrata più i due tasti, scusate, due piedini in plastica utilizzabili per rialzare un minimo la tastiera e agevolare la scrittura o eventualmente sempre sessioni di gioco per coloro che non amano troppo le tastiere troppo basse. Possiamo anche notare la superficie lucida in plastica sempre che contorna tutto il perimetro della tastiera stessa. Nel lato destro possiamo osservare la scritta del modello G213. Il cavo della G213 Prodigy è rivestito in treccio di tessuto e il connettore USB con sempre il logo della serie gaming di Logitech non è placcato oro. Per questo unboxing è tutto, non abbiamo ulteriori informazioni da darvi, eventualmente dovesse esserci qualcosa lo riporteremo ovviamente nella recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.